Grazie Gabriella della presentazione. Io rimango sempre affascinato dalle presentazioni della dottoressa Guzzi, che è un'esperta, diciamo, in ambito pittorico, in cui è capace di dire tutto con immagini, con immagini quadri. Guarda, ringrazio anche Pierluigi Innocenti, che con la dottoressa Guzzi mi hanno invitato a presentare questo convegno. Ringrazio naturalmente l'ospite, il dottor Scaria, ma ringrazio soprattutto voi che siete qui presenti per dimostrare in questo modo il vostro interesse per questa disciplina, che è sempre stata un po' una cenerentola, forse da un po' di tempo è un po' più presente, ma è sempre stata piuttosto trascurata anche in ambito, universitario. Quello che dobbiamo dire è abbastanza complesso, abbastanza complicato, il tempo è poco, io vado in fretta, se ci sono domande che mi dite proprio, oppure le facciamo alla fine, se il tempo che mi è proprio scade, mi interrompete, così andiamo avanti. Cercherò comunque di essere quanto più rapido possibile. Circa 100 anni fa, grosso modo, l'estensione di questa definizione di sonno, che fra l'altro non mi sembra senza l'usura del tempo, abbastanza valida anche oggi come è configurata, faceva un esperimento. Un esperimento abbastanza semplice, l'oggetto dell'esperimento erano i cani. Venivano deprivati di sonno e il liquido preso da questi cani veniva iniettato nella cisterna magna di cani non trattati, cioè non dai quali non era stata fatta deprivazione, e l'autore dell'esperimento poté notare che in effetti si aveva un addormentamento di questi cani che imputava all'accumulo di una sostanza del periodo di deprivazione che chiamò iprotossina e che evidentemente era in grado di indurre sonno. Questa osservazione ve l'ho raccontata, la lasciamo lì, poi la ritroveremo probabilmente molto più avanti nel nostro percorso. Io mi auguro che alla fine di questo convegno tutti quanti siano capaci di dormire in questo modo e di tra l'altro far sì che chi non riesce a dormire bene possa dai loro consigli trarre il giovamento. Lo vado avanti abbastanza spedito. Allora, nel prosieguo, credo che la tappa più importante della storia dell'ipnologia moderna è quella segnata dalla scoperta della passerella da parte di questo signore che si chiama Jouvet, il fisiologo di Lione. Questo perché la scoperta del sonno REM ha messo in evidenza come il sonno non è assolutamente un evento unitario, ma al suo interno ha diversi stati e diversi stati. Questa scoperta ha fatto sì che la ricerca in questo ambito sia moltiplicata in maniera esponenziale, tanto da dare luogo a una serie di informazioni che hanno costituito il nucleo iniziale di quella che è la medicina del sonno, che è qui rappresentata in questa effigie dal nostro professor Lungheresi. Nasce un'esigenza in quel momento che è quella di poter dialogare tra ricercatori e quindi di avere un mezzo di comunicazione che fosse utilizzato e utilizzabile da tutti. L'Atlante di Reshapen e Case, che credo tutti quanti quelli che si interessano di sonno conoscono e che parla un linguaggio comune per tutti e rende possibile il confronto dei risultati delle ricerche in questo ambito. Detto questo, torniamo un po' indietro. Dicevo, l'Atlante di Reshapen e Case, che appunto individua un po' le caratteristiche dei diversi stati di sonno, per esempio per lo stadio 2 respiro.
dei complessi K e quindi rende possibile dei risultati che sono confrontabili a livello mondiale, insomma, tra di tutti quelli che in qualche modo si interessano. Torniamo un po' indietro però, ecco, la prima osservazione importante dal punto di vista della fisiologia secca è questa. I sopravvissuti all'epidemia di spagnola andavano incontro a un'encefalite e buona parte di queste persone aveva disturbi del sonno, che per lo più erano un'ipersonia, ma che in alcuni casi potevano essere anche un'ipotermia. La verifica al tavolo anatomico dopo la morte di questi soggetti poté mettere in evidenza come per coloro che avevano una ipersonia in vita si riscontravano la maggior parte delle lesioni venivano riscontrate nella parte posteriore dell'ipotalamo, mentre per quelli che avevano un'ipotermia la parte maggiore delle lesioni era nella parte anteriore dell'ipotalamo. L'osservatore, con l'economo, lo psichiatra di Vienna, concluse che a livello dell'ipotalamo anteriore c'è un centro del sonno, a livello dell'ipotalamo posteriore un centro della veglia. Dobbiamo aspettare una ventina da poco più di 20 anni prima che il professor Bruzzi, nel laboratorio di Magoon a Chicago, scopre una struttura che viene chiamata sostanza reticolare attivante ascendente, che occupa un po' tutto il tronco dell'encefalo con una serie di formazioni cellulari che prendono nomi di nuclei disparati e che è in grado per stimolazione di provocare una desincronizzazione elettroencefalografica e un comportamento di veglia. Per cui Moruzzi pensò di individuare in questa formazione la formazione responsabile, diciamo, del mantenimento della veglia. I nuclei che configurano questa formazione sono quelli che vedete qui indicati: i nuclei del rafe, il oxyceruleus, il basal forebrain, il nucleo tubero mammillare, il nucleo laterale dell'ipotalamo, dove ci sono cellule orexinergiche, cellule contenenti melanina, il grigio preacquilutale, via dicendo, tutta una serie di strutture, tutte insieme queste sono strutture che tendono a sostenere la veglia. Andando avanti nelle ricerche nel laboratorio di Moruzzi, i suoi collaboratori però riuscirono a scoprire che la parte più caudale della sostanza reticolare ascendente in effetti ha una funzione diversa, cioè una funzione sincronizzante provoca un comportamento di sonno. Andando avanti ancora, possiamo dire che sì, dopo qualche anno, non una quindicina d'anni ancora, abbiamo delle ricerche che sono orientate sulla produzione del prosencefalo, sulla produzione del prosencefalo basale nell'encefalo e che usano metodologie sia di stimolazione elettrica sia di stimolazione chimica e in entrambi i casi questa la stimolazione è in grado di provocare una sincronizzazione e una sincronizzazione ENG è un comportamento di sonno. La sincronizzazione ENG dura, come vedete espresso in questa figura, dura il tempo della stimolazione. Alla fine della stimolazione di questa regione il tracciato ritorna come era prima che fosse applicato lo stimolo. Oggi questa formazione viene identificata con un nucleo che prende il nome di ventro laterale preottico in questa regione ed è il nucleo che in qualche modo sembra essere coinvolto al sostegno, quindi al controllo del sonno. Ha delle proiezioni
verso tutte le formazioni che abbiamo detto prima sostengono la veglia, e quindi fra sonno e veglia in via anatomica si stabilisce in qualche modo un contatto che sarà utile poi nell'alternanza di questi due stati all'interno del sonno notturno. Per andare avanti e completare il quadro, negli anni 50, secondo metà degli anni 50 sostanzialmente, Juvet, che abbiamo già nominato, scopre che c'è una piccola formazione cellulare a livello puntino che è in grado di controllare la comparsa e l'espressione del sonno REM. In effetti questa formazione ha collegamenti con altri aggregati cellulari un po' in tutto il neoasse, e piuttosto che centro potremmo definire un sistema che è in grado di dare luogo a tutte le caratteristiche della fase REM: l'agonia muscolare, i movimenti oculari rapidi, la desincronizzazione elettroencefalografica nell'animale, le punte molto geticolo-occipitali. Negli anni McCarley e Hobson hanno sviluppato una teoria dell'interazione reciproca, viene chiamata, per cui diciamo il gruppo cellulare responsabile del REM, che viene chiamato REM on, si confronta con un gruppo cellulare che ha più o meno la stessa posizione all'interno del tronco dell'encefalo, caratterizzato anche dal punto di vista biochimico, che invece ha un'azione inibitoria sulla comparsa del REM. Questa interazione reciproca fra questi due aggregati cellulari, che riflette un po' quella che è un'equazione, che l'equazione matematica, che l'equazione di Roscoe-Volterra, che è un'equazione che in qualche modo esprime l'equilibrio in natura fra predati e predatori. Quindi è abbastanza intuitivo comprendere come funziona questo loop. Se il predatore mangia, il predato ad un certo punto si esaurisce, il predatore non ha più possibilità di mangiare e quindi a sua volta diminuisce numericamente e non è in grado, diciamo, di attivare la sua funzione. Questo porta alla possibilità che i predati si sviluppino e quindi ridiano tipo i predatori. Quindi diciamo è un bilanciamento quasi continuo fra queste due strutture fino ad arrivare ad un massimo di attivazione dell'una oppure dell'altra. Andiamo avanti. Diciamo, nel tempo si sono complicati gli schemi un po', però sostanzialmente quello che è rimasto è che, anche se è vero che ci può essere un controllo più alto, per esempio dalla parte extensa, così si chiama, del QLPO, oppure anche eventualmente dal nucleo che contiene cellule contenenti melanina a livello dell'ipotalamo, in effetti poi la estrinsecazione del sonno REM o la sua inibizione avviene sempre per un meccanismo del tipo che abbiamo già illustrato, cioè a dire di cellule on e di cellule off che in qualche modo bloccano invece l'espressione dell'anatomia muscolare e della desincronizzazione elettroencefalografica. Nel tempo un'altra formazione che è stata scoperta, che ha importanza nel mantenimento del sonno della veglia, è una formazione costituita da neuroni orexinergici che sostengono sostanzialmente lo stato di veglia. La mancanza infatti di questi neuroni, la riduzione di questi neuroni, può portare a una condizione di arousal e quindi a una sonnolenza, a frequenti transizioni fra veglia e sonno e episodi di catalessia. È il quadro di una malattia della medicina del sonno che buona parte insomma delle persone che si interessano di questo conoscono, che si chiama catalessia. La funzione sostanziale di questi neuroni è quella di sostenere la veglia una volta che questa si è instaurata. Hanno un collegamento sia con il basal forebrain, una di quelle strutture fondamentali del mantenimento della veglia, sia con tutte le altre strutture che abbiamo visto, tutte le altre, quindi
è una sorta di controllo, è una sorta di influenza stabilizzante sulla attività di queste strutture. Per fare un po' il riassunto, diciamo che l'ARAS e il Basel for Brain sostengono la vecchia, la parte più caudale dell'ARAS con il nucleo ventrolaterale preottico sostengono il sonno, il nucleo retinergico tende a stabilizzare la veglia e nella formazione reticolare esiste una regione, una piccola regione continua, localizzazione continua che controlla il sonno REM. Le strutture di sonno che abbiamo visto qui essere il QRPO e le strutture di veglia che abbiamo visto prima essere tutte quelle che abbiamo nominate, in qualche modo si confrontano tra di loro e a seconda della prevalenza dell'attività dell'una e dell'altra si manifesta lo stato che esse sostengono, quindi per l'attività delle strutture, diciamo, della recente la veglia, per l'attività delle strutture del QRPO il sonno, l'orexina, come dicevo, lo stabilizzatore. Questo passaggio avviene secondo un meccanismo flip-flop, lo chiamano in ingegneria elettronica, almeno così sostengono gli autori che hanno formulato questa teoria, che equivale sostanzialmente ad un interruttore scatto, cioè dire il passaggio tra questi due stati deve essere ovviamente abbastanza rapido, perché altrimenti capite anche voi che per passare dal sonno alla veglia, se non siamo rapidi, potremmo avere dei problemi in certe circostanze, no? È stata data anche la dimostrazione a livello cellulare, della situazione intracellulare di questo avvenimento, perché vedete che le variazioni di attività nelle strutture che sostengono il sonno, che sostengono la veglia, e quindi il passaggio sia in un senso che nell'altro, avvengono in un tempo, almeno per quello che noi riscontriamo in questa immagine, avvengono in un tempo veramente molto ristretto, si tratta di secondi. Anche per il passaggio REM-ON, REM-OFF si ritiene che possa essere valido questo tipo di meccanismo, e quello che abbiamo illustrato, diciamo che è uno dei meccanismi di controllo del sonno, è un meccanismo di controllo ultradiano, vale a dire limitato al periodo notturno. Per quanto riguarda invece l'alternanza sonno-veglia, diciamo il modello che va per la maggiore è quello che è stato formulato da Torbelli, un ricercatore svizzero, e si basa su due processi principali, il processo C e il processo S. Il processo C, il processo circadiano, il processo S, un processo di tipo omeostatico. Bisogna fare riferimento a tre secoli prima, in qualche modo, per ritrovare qualcosa che ha a che fare con questo processo C, con la circadianità. Jean-Jacques Merat osserva che la mimosa eliotropa modifica il comportamento delle sue foglie indipendentemente dalla presenza del sole, quindi verosimilmente per un ritmo intrinseco nell'ambito delle 24 ore. Quindi non volendo, questo geofisico e astronomo diventa il primo cronobiologo della storia della scienza. Soltanto qualche secolo più tardi poi si riprenderanno ricerche in questo senso e comincerà a nascere la cronobiologia. Ora, il processo C rappresenta la diretta espressione dell'attività dell'orologio biologico interno della funzione sonno, regolato da una periodicità di circa 25 ore per quanto riguarda il sonno, una periodicità che peraltro è abbastanza stabile. Viene sincronizzato con gli altri ritmi biologici dal nucleo sovrachiasmatico, le cui cellule scaricano secondo un paradigma di 24 ore. Lungo il percorso delle 24 ore la propensione al sonno si modifica e oltre a questo lo studio 713, così è stato chiamato
se abbiamo tempo vi spiegherò anche perché, ha messo in evidenza che lungo questo percorso esistono delle porte e dei cancelli del sonno. In questa immagine vedete raffigurato quello che ho appena detto, cioè dire che nel corso delle 24 ore la pressione di sonno si modifica ed è massima intorno alla mezzanotte, intorno alle 15 del pomeriggio, ed è minima invece nei periodi che subito precedono questi periodi di massimo. Queste sono le porte, questi sono i cancelli del sonno. Perché 7-13, cioè era uno studio fatto in questo modo, gli studenti venivano deprivati di sonno, di una notte di sonno, e poi gli consentiva di dormire 7 minuti e dovevano stare 20-13 minuti nelle successive 24 ore. Si vedeva la frequenza di addormentamento in che periodo della giornata si verificava. E la massima frequenza di addormentamento, come potete ben intuire, si è avuta in questi periodi le minime frequenze di addormentamento in questo periodo. Il processo S invece è un processo omeostatico che tende a mantenere costante l'ambiente interno al nostro organismo, anche a variare delle condizioni esterne. Come una molla si carica di giorno e si scarica durante il sonno, la sua esistenza si basa sul fatto, sull'assunto che la quantità del delta che noi troviamo nelle fasi di sonno nel corso della notte è proporzionale alla quantità di veglia che l'ha preceduta. E questo assunto si basa su modelli matematici veramente molto complessi, però se vogliamo fare un riferimento semplice possiamo riferirci alla prima diapositiva che vi ho presentato, e cioè dire l'osservazione di Geron e l'aritmotossina come qualcosa che si accumula durante la veglia e che poi si scarica durante il sonno. Oggi le rete più accreditato al ruolo di protossina è l'adenosina, che è un prodotto di carbonizzazione del metabolismo energetico. Sembra ci siano anche altre sostanze che possono partecipare allo stesso compito, però va detto che l'adenosina riesce ad avere un'azione sia sul WLPO che abbiamo visto essere il nucleo interessato al mantenimento del sonno, sia sul nucleo laterale ipotalamico rexinergico, e quindi è in grado di inibire l'attività di questo punto. Diciamo che in questo modo il cerchio in qualche modo si chiude e al massimo di pressione di sonno si riesce ad ottenere quando nell'ambito delle 24 ore questi due processi, il processo C e il processo S, si incontrano fra di loro. Incontro che in una condizione normale, nello svolgimento di una vita normale, di 24 ore, dell'alternanza luce e buio e via dicendo, eccetera, 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 in genere si verifica questo massimo intorno all'una e mezza di notte, cioè dire l'andamento che abbiamo trovato nell'esperimento 7-13. Ma siccome non siamo mai contenti, andiamo a complicarci un po' la vita, e ultimamente è stato suggerito che la luce ha un effetto non solo circadiano, cioè a dire sull'alternanza fra sonno e veglia in funzione dell'alternanza luce-buio, ma anche una azione diretta, sembra, indipendente dalla formazione di immagini che provoca attraverso i toni e i bassi oggetti. È stata scoperta una sostanza, melanopsina si chiama, che è presente in alcune cellule della retina, sono cellule epiteliali della retina che hanno una fotosensibilità intrinseca e che sono in collegamento con in qualche modo quasi diretto con le strutture del meccanismo flip-flop che abbiamo visto prima, e in particolare con il nucleo ventrolaterale preottico, che è in qualche modo quello che sostiene il sonno. È evidente che in mancanza di luce, ricordatevi che qui stiamo parlando di animali notturni, quindi magari dell'uomo tutto l'inverso, e di modelli trans-
genici ottenuti con i topi. In mancanza di luce verranno attivate, per mancanza di attivazione del WebPO, in maniera reciproca le strutture della veglia. Che abbia un'importanza per il sonno è sempre documentato dal fatto che nei modelli transgenici che non hanno la funzione melanopsinergica, il sonno si riduce nell'animale e soprattutto si riducono le onde delta. Abbiamo detto prima che le onde delta hanno in qualche modo una proporzionalità con la pressione di sonno, abbiamo detto, per il processo S. Quindi sembra che a parte i due processi di cui abbiamo già parlato in precedenza, il processo omeostatico e il processo circadiano legato all'alternanza luce buio, ci sia in effetti un'azione diretta della luce attivante. E quello che mi preme qui sottolineare, a parte tutto quello che abbiamo detto, è che la lunghezza d'onda di questa a cui è sensibile la melanopsina, cioè dire la sostanza che è sensibile, è una lunghezza d'onda abbastanza piccola, tra 460 e 480 nanometri, che poi non è altro che la lunghezza d'onda della luce blu. Voi tutti sapete che cos'è la luce blu: cellulari, tablet, computer. Pensate al disastro che si ottiene utilizzando in buio, dove è più attiva la luce blu, quindi di notte, su quella che può essere l'organizzazione di una persona qualsiasi, che magari va a letto, guarda i messaggi, quindi quando dormo è difficile che poi riesca a dormire, perché questa attivazione diretta ha una funzione attivante abbastanza pesante, direi. Allora, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, naturalmente la voce ferma va benissimo, non è quasi perfetto, abbiamo un orologio svizzero, non sbaglio mai. Però il problema è che noi non viviamo sotto una campana di vetro e che siamo soggetti continuamente ad una serie di influenze esterne, allostatiche, di tipo viscerale, di tipo emotivo, limbico, di tipo cognitivo, corticale, frontale, tutto quello che volete. Cioè dire, di tutto arriva al nostro cervello e di tutto tende a modificare quello che è l'ambiente interno, la staticità dell'ambiente interno, che è importante per una regolarità, diciamo, anche della funzione sonno. Il problema è, a fronte di tutto questo, che le connessioni che il nucleo sovracasmatico, che abbiamo detto essere il nucleo che tende a sincronizzare un po' tutte le funzioni circadiane, sonno, temperatura, l'impressione corticosteroidea, attività diurna, attività di ricerca del cibo, bene, tutto quello che riparte, tutto quello che è, diciamo, vegetativo, tanto per intenderci, quindi abbastanza spontaneo con un suo ciclo nelle 24 ore. Dicevo, i collegamenti di questa struttura con le strutture che sostengono queste attività sono molto modesti e soprattutto sono molto rigidi, per cui il fiume che arriva difficilmente sarebbe in qualche modo governato dall'attività di questa struttura se i suoi impulsi non avessero un'amplificazione nella subparaventricular zone, come viene chiamata, e nel nucleo dorso mediale dell'ipotalamo. E questa amplificazione di segnale, che rende molto più flessibili queste funzioni e quindi in grado di adattarsi in maniera migliore a quelle che sono tutte queste influenze disturbanti esterne, naturalmente sempre con lo stesso e unico obiettivo, cioè dire la massimizzazione della possibilità di sopravvivenza. C'è un ultimo meccanismo che va considerato come di controllo del sonno, ed è un meccanismo intrinseco al sonno, è un risultato tutto di ricerca italiana, e si chiama CAP, Cyclic Alternating Pattern.
Che cosa io non mi dubito su questo, perché sarebbe andare un po' di prima forse e anche molto fuori tempo. È una fluttuazione del livello di vigilanza in un certo stadio del sonno lento, perché si ritrova nel sonno lento, che in qualche modo serve per intanto implementare una normale notte di sonno sia in fase discendente che in fase ascendente, ma soprattutto serve anche a preservare la continuità del sonno, perché tende a proteggerla dalle influenze disturbanti esterne, intrinseche all'organismo. Più di questo io non dico, se volete poi ne riparliamo, però altrimenti sarebbe troppo lunga. C'è da considerare anche però una partecipazione al meccanismo del sonno della genetica. Chiunque legge sogni dopo un certo numero di tracciati letti si rende conto che se legge due notti dello stesso soggetto è in grado, quando legge la seconda notte, quasi di sapere già quello che succede prima che succeda. È abbastanza viene naturalmente, non ci si rende conto, però se ci chiede, uno dice adesso arriva questo, adesso arriva quell'altro, adesso arriva quell'altro, e immancabilmente succede. Cioè la variabilità intrapersonale è molto, molto più bassa di quella che è la variabilità interpersonale. Uno studio fatto da un nostro collega di Roma, professor De Gennaro della Sapienza, medico monozigoti e bizigoti, ha messo in evidenza quello che abbiamo appena detto, cioè i profili del delta sono quasi totalmente sovrapponibili nei gemelli monozigoti, i profili del delta nei bizigoti si dimezzano dalla loro sovrapponibilità. Quindi diciamo che una partecipazione genetica alla determinazione del pattern di sonno di ognuno di noi comunque c'è. Ma abbiamo visto che l'ambiente in qualche modo riesce a modificare quello che è stabilito dalla fisiologia o che è stabilito dalla genetica. L'ambiente può interagire e oggi abbiamo una nuova scienza che i più giovani credo che conoscano bene, noi che abbiamo qualche anno in più facciamo fatica, almeno io personalmente faccio anche fatica a capire quello che scrivo, però il dato sostanziale è che rappresenta un po' l'interfaccia molecolare nella mediazione fra i geni e l'ambiente, in particolari condizioni della vita di tutti quanti noi, cioè dove c'è difficoltà, stress, malattie, alimentazione non sufficiente, e studia quindi meccanismi molecolari, come può essere la metilazione del DNA, mediante i quali l'ambiente riesce a influenzare le informazioni genetiche e trasmissibili, e crea cambiamenti ereditabili dei geni senza però modificare la sequenza del DNA. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire, alla fine della storia, una estrema personalizzazione, cioè il pattern di sonno di ognuno di noi è abbastanza unico. È evidente che nel tempo l'obiettivo sarà quello avere a che fare con delle categorie, ma con il disturbo del sonno di Giovanni. Probabilmente la farmacologia applicata alla genomica, la farmacogenomica ci aiuterà in questo nel futuro. Adesso probabilmente siamo più in grado di agire in questo senso attraverso un rapporto interpersonale con gli operatori che si occupano di questo, operatori che possono essere in grado di
di fornire suggerimenti e consigli che possono dar luogo a dei consigli sullo stile di vita, e attraverso questi consigli sullo stile di vita in qualche modo far sì che i soggetti si adattino meglio, cosa che aveva detto già Pierluigi, che non, dottoressa, non ricordo adesso, a quelle che sono oggi diciamo le caratteristiche della società nella quale noi viviamo. Per concludere la storia, esistono dei meccanismi di regolazione, ma esistono anche tanti e tanti fattori di influenza su questi meccanismi, tanto da potersi considerare infiniti. La cosa più importante di questa figura è questo simbolo matematico, cioè dire sono infinite le possibilità di influenzare i meccanismi che regolano il sonno. Per cui è importante, o sarebbe importante per noi essere in grado di gestire, di saper gestire queste influenze in modo da poter eventualmente assicurare un sonno simile a quello del bambino che dormiva sulla sedia, mi ricordate all'inizio della presentazione. Ancora oggi non ci siamo, però se i risultati dello studio Orfeo di qualche anno fa ci indicano che su 100 persone che vanno a un medico di medicina generale, 64 hanno problemi di sonno e 44 hanno problemi di sonno che hanno un'influenza sulle performance di utero. Sempre secondo lo studio, solo 16 di questi 100 si occupano dei loro problemi del sonno. Dall'articolo del giornale che ho letto, dove c'è l'intervista agli organizzatori di questa, pare l'8 addirittura per cento, neanche il 16. Per cui alla fine l'unico cosa che mi rimane da dire è cercate di dormire perché è bene, perché è che dormiamo quello che viviamo sostanzialmente. Una qualche attenzione forse va fatta al modo in cui viviamo. Grazie.